Buongiorno a tutte ragazze, oggi parliamo di una colorazione particolare per me meravigliosa di Oral che si chiama Magic Contrast, ovvero una colorazione che andremo a dare, che ci farà ottenere dei contrasti sulla nostra capigliatura, rosso, rame, rame puro, rame rosso oppure un rosso magenta. Adesso vi andrò a far vedere come si prepara e vi darò alcune piccole spiegazioni per poter utilizzare al meglio questo colore. Allora, anzitutto per una testa classica andremo a mettere comunque intorno ai 25 grammi di prodotto, anche perché ricordiamoci che con questo prodotto non andremo a fare una colorazione completa nel nostro capello, ma alcune schiariture, quindi ci serve veramente poco prodotto. Dopodiché andremo ad aggiungere il suo ossigeno e aiutandoci con un bilancino andremo a mettere 37,5 di grammi, parlo sempre, scusate, del suo ossigeno. Ecco qua. Andremo a miscelare il tutto per ottenere una crema, un composto comunque cremoso da poterlo applicare tranquillamente in lunghezza e punte. Una cosa che vi consiglio ovviamente, parlando comunque di Magic Contrast Oreal, è di usare sempre e comunque il suo ossigeno Oreal. Questo cosa ci comporta? Ci comporta semplicemente che avremo una schiaritura ottimale e soprattutto i riflessi brillanti che andremo a scegliere della nuance che avremo scelto saranno comunque molto brillanti. Utilizzando un altro ossigeno di un'altra azienda, il rischio che correremo è che magari la colorazione comunque avviene ugualmente, ovviamente, però magari avremo delle riflessature più opache, più spente, meno brillanti. Allora, una volta miscelato il nostro composto, eccolo qua. Questo lo andremo ad applicare come noi vogliamo, a nostro piacimento, sulle lunghezze punte. Ovviamente in base alle schiariture che vorremmo ottenere, applicheremo più prodotto o meno prodotto. Allora, utilizzate sempre e comunque i guanti, in ogni modo, perché comunque un prodotto che macchia, poi comunque le mani rosse colorate non sono mai belle. La particolarità di questo prodotto è che si può utilizzare con vari ossigeni, quindi parliamo sempre di ossigeno Oral a 20 volumi, 30 volumi, 40 volumi. La nostra scelta cosa comporta? Comporta che se io voglio delle schiariture più brillanti, più intense, comunque che si vedano di più, sceglierò un ossigeno a volumi più alti, quindi o a 30 o 40 volumi, partendo sempre dal presupposto che dobbiamo valutare bene il colore nostro naturale da dove partiamo. Più un colore scuro il nostro di base, più vogliamo che si veda l'effetto della nuance, più dovrò utilizzare comunque un ossigeno alto, quindi a 30-40 volumi. Più io voglio solo un effetto naturale, brillante ovviamente, ma che si veda poco, utilizzerò l'ossigeno a 20 volumi. Mi raccomando, la scelta di questo prodotto va fatta in base comunque alla nuance, quindi ricordatevi rame, rame puro, rosso, rosso rame e rosso magenta. Quindi abbiamo queste 5 nuance su cui poter scegliere. Una volta applicato comunque il nostro prodotto sulla nostra capigliatura, lo lasciamo in posa intorno ai 30-35 minuti e lo andiamo a lavare come siamo abituati a fare di solito. Una volta asciugati, comunque vedrete che avremo delle ciocche, delle sfumature comunque molto brillanti e molto luminose. Il bello di questo prodotto è che comunque può schiarire e dare la tonalità nello stesso momento. Quindi non avremo quel brutto difetto che di solito i rossi hanno, che man mano lo lavi scarica. Anche lui un pochino scaricherà comunque, perché parliamo sempre di un colore d'ossidazione, ma molto meno delle classiche colorazioni d'ossidazione rosse. Sarà un rosso rame, la nuance che scegliamo, comunque che terrà di più e sarà comunque più brillante e più luminoso a lungo tempo. Provatelo e vedrete che rimarrete soddisfatte dei vostri rossi. Grazie mille.